Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepareremo una ricetta svuota feste. Che cos'è la ricetta svuota feste? Abbiamo qui tantissimi ingredienti che sono avanzati dalle feste di Natale. Quindi faremo una ricetta da riciclo. Come si suol dire, l'Epifania tutte le feste porta via e con essa anche tutto quello che rimane di buono nelle nostre cucine. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a preparare un ottimo dolce, ne faremo uno e buono e chiuderemo in bellezza le feste natalizie. Questa ricetta non necessita di dosi, perché tutto quello che avete potete mettere all'interno, quindi la quantità la deciderete voi. Prima di iniziare questa ricetta vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo. Come vedete sto utilizzando dei prodotti che mi sono avanzati durante le feste e che penso che anche voi sicuramente vi siano avanzati. Come ad esempio pandoro o panettone, della frutta secca come nocciole, mandorle, insomma e arachidi, oppure fichi, datteri e addirittura del cioccolato e anche del liquore. Naturalmente voi potete aggiungere a questo impasto tutto quello che avete a disposizione. Quindi semplicissima, molto semplice questa ricetta, andiamo a prepararla. Allora, l'unica cosa che dobbiamo fare è tritare grossolanamente i nostri ingredienti e metterli tutti insieme in una ciotola. Preparato tutti gli ingredienti nella ciotola, adesso non ci resta che sbriciolare anche il pandoro. Quindi andiamo a fare così. All'impasto sbriciolato, come vedete, aggiungo del cacao, quindi circa un cucchiaio di cacao. Poi vi regolerete voi in base alla quantità che avete preparato. E una volta aggiunto il cacao, non ci resta che ammorbidire questo impasto con dell'acqua e del liquore. Io sto utilizzando del rum, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di liquore a vostra disposizione, come il vin santo, che magari vi è avanzato anche quello durante le feste, del brandy, insomma il liquore che a voi più piace. Però facendo attenzione a non versare tutto in una volta, ma un po' alla volta, fino a rendere l'impasto morbido e compatto. Andiamo prima un po' a mescolare gli ingredienti. Iniziamo ad aggiungere dell'acqua. E anche un po' di liquore. E con la mano iniziamo a impastare. Man mano che impastiamo ci accorgiamo della consistenza dell'impasto
E quindi un po' alla volta andiamo ad aggiustare. Vedete, è ancora asciutto. E allora mettiamo ancora un po' di acqua. Aggiungo ancora un po' di liquore. Per chi non gradisse il liquore, può aggiungere anche del succo di arancia all'impasto, molto fine. È ancora un po' asciutto, come vedete, quindi aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ed ecco che l'impasto comincia a prendere corpo. Vedete? Finisco il liquore. Ed ecco qui il nostro impasto. Vedete com'è? È morbido, ma non è molle, perché non deve essere molle, eh? Deve essere sodo e morbido, che si deve poter modellare. Ecco qua, e questa è la consistenza che deve avere. Eccolo qua. Ed ora, con l'utilizzo di un rotolo di pasta sfoglia, andiamo a completare i nostri dolcini. Quindi andiamo a srotolare delicatamente. E al centro di questo foglio di pasta sfoglia mettiamo tutto l'impasto. Quindi ci aiutiamo sempre con le mani, perché è più facile. Prendiamo l'impasto, facciamo tipo come un salame e lo mettiamo al centro. Sistemiamo bene ed ora non dobbiamo fare altro che ripiegare la pasta su se stessa. Fatto questo, giriamo il rotolo. Con delicatezza lo sposto. E adesso, con un coltello affilato, non ci resta che porzionare il rotolo e adagiarlo sopra alla placca con carta da forno. Eliminiamo la parte iniziale della sfoglia e facciamo delle porzioni da circa 2-3 cm, poi dipende voi come volete farle, più grandi o più piccole. E adesso dritto in forno. A dopo. E i nostri biscotti sono pronti. Sono usciti dal forno, li ho infornati a 200 gradi per 20 minuti, forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate qualche grado la temperatura. E poi, come dico sempre, ognuno conosce il proprio forno, quindi regolatevi di conseguenza. Ed ora non ci resta che farli raffreddare e poi servirli. I biscotti si sono raffreddati ed ora non ci resta che terminare la preparazione con una spolverizzata di zucchero a velo.
Amici carissimi, i nostri biscotti della Befana sono pronti per essere gustati. Che dire, spero che questa ricetta sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto alla prossima. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E come dico sempre, io vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Buona Befana a tutti. Un bacio.